Gallia 58 a.C. Cesare ha mobilitato la 10ª legione per bloccare gli Elvezzi, ordinando di abbattere il ponte presso Ginevra per impedire in ogni modo il loro passaggio nella provincia, nella Gallia Narbonese. Ma, a quanto pare, gli Elvezzi, che pure hanno inviato ambasciatori presso Cesare per arrivare a un accordo, rimangono fermi nel loro proposito. Devono arrivare nella Gallia Narbonese e, a quanto pare, sono decisi a farlo, tentando un'altra strada. In questo episodio immaginiamo che sia di nuovo Labieno a riferire a Cesare le manovre degli Elvezzi. Agli Elvezzi, Elvezziis, restava la sola via, reliquebatur, una via, attraverso i Sequani, per Sequanos, dice Labieno rivolto a Cesare. Quid accidit, chiede sorpreso Cesare, che cosa è successo? Nonne male narras de Elvezziis, Labiene? Mi dai una brutta notizia, nonne male narras de Elvezziis, riguardo agli Elvezzi, Labieno? Id quidem verum est. Purtroppo sì, è così. Cum Elvezzi sequanis persuadere non potuissent, legatos ad umnorigem miserunt, ut abis veniam impetraret. Non avendo potuto gli Elvezzi convincere i Sequani, cum Elvezzi sequanis persuadere non potuissent, legatos ad umnorigem miserunt, inviarono miserunt legatos ambasciatori presso Dumnorige, ut abis veniam impetraret, perché chiedesse a questi, cioè ai Sequani, il permesso di accedere nei loro territori. Perché proprio Dumnorige? Perché, come ci racconta Cesare nel nono capitolo del primo libro del De Bello Gallico, Dumnorix gratia et largizione apud Sequanos plurimum poterat. Dumnorige, che era il capo della tribù degli Edui, era potentissimo, plurimum poterat, apud Sequanos, presso i Sequani, per la popolarità di cui godeva, grazia, per il favore di cui godeva, grazia, grazie, et largizione, e per la liberalità, per la sua generosità. Ma c'era anche un altro motivo. Et Dumnorix e Dumnorige, chiede Cesare, veniamne a Sequanis impetravit? Ha chiesto il permesso, veniam impetravit, a Sequanis, ai Sequani? A quanto pare è proprio così, come conferma il resoconto di Labieno. Cum Dumnorix Elvezzis amicus esset, rem facile suscepit. Essendo Dumnorige amico degli Elvezzi, cum Dumnorix Elvezzis amicus esset, rem facile suscepit. Si è preso l'incarico senza alcun problema, rem suscipere, prendersi l'incarico, facile senza alcun problema.